Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellos Game, siamo qua con l'episodio 28 della nostra partita con la Super Milano Alcolica in Europa Universalis 4. Allora, nello scorso episodio, preso dall'euforia della guerra, ho deciso che volevo 1000 vassalli, però mi sono dimenticato che non sono la mia vecchia partita con la Spagna e ho ancora bisogno dei miei alleati, anche se potremmo buttar via. In realtà questi due sono abbastanza fortini, eh? E se magari non si odiano neanche, potrebbe essere, diciamo, proprio una cosa buona. A parte che non sono alleato con Trier, ma con... Io sono alleato con chi, scusate? Qua mi diceva che sono alleato con Mainz. Che sei tu? Ok. E questo è facile. E l'altro? E l'altro è Trier, Alliance. Fammi capire perché. Ah, è Call to Arm. Ok, ho sbagliato a leggere. Siamo alleati con loro. Vediamo cosa pensano dei rispettivi vicini. S. Odi per caso il tuo vicino, no? Cosa pensi invece del tuo vicino Mainz? Sei molto molto legato al tuo vicino Mainz. La cosa non mi può che riempire il cuore di gioia. Quindi queste alleanze sono tutte forti. 1, 2, 3 e 4. Perché queste insieme fanno una specie di boemia. Boemia 2, la vendetta. Boemia che tra l'altro è stata parecchio ridimensionata e se dovesse dichiarare guerra per riconquistare i territori polacchi l'andremo di sicuro ad aiutare. Comunque stiamo valutando se fare le paci separate e potrebbe essere davvero il caso. Quindi quello che voglio fare è la pace separata con te. Ci prendiamo Monferrato. Questo qua ci dà 9 di aggressive expansion. Potrebbe creare la coalizione chi? Bavaria, Venezia. Che sarebbe un po' un problema. Riusciamo a aspettare l'anno prossimo? Probabilmente sì. Però ci pigliamo Monferrato, tutti i soldi. Umiliato, war reparation. E rompi l'alleanza che mi sta più sulle balle. Che non so effettivamente quale sia. Forse Genova. No, neanche. Una tra Burgundi e l'Inghilterra. Direi Inghilterra. Questa è la pace che vorrei fare con la Provenza fra un po'. Adesso la Provenza si è ripresa lì, però andiamo qua sotto. Io manderei fuori loro. Qua non possiamo andare perché c'è la barchetta. Dov'è che è la barchetta? Però io non la vedo mica. No, ho capito. Oh, allora, uno di Base Manpower in Novara. Base tax in Novara e base production in Novara. Cosa ci serve di più a Novara? Novara, io gli darei le tasse, ragazzi. Tanto produce una roba schifosa e il manpower è già a posto. Quindi, tax. Vai. Bella. E Novara è passata a 30, quindi volendo possiamo costruire anche altro. Fantastico. Fantamitico. Va bene, allora qua. Qua volendo posso andare. No, ho capito, non posso passare non perché ci sono le navette, ma perché non abbiamo ancora preso la Morea. Quindi aspettiamo di prendere la Morea, magari posso andare anche a Naxos. Morea dove faremo la pace normale e basta, perché appunto non siamo in grado di vassallizzarla. E buonanotte. Allora, posso fare altri due soldatini? Mi piace che questi numeri continuino ad aumentare. Durante la guerra non è mai una buona idea reclutare, ma io mi sento abbastanza pronto. Uno di stabilità, grande, sta andando bene, eh? Non devo lamentarmi, gli eventi sono abbastanza positivi. Abbiamo rinnovato un debito, devo ricordarmi di pagarlo, ne ho uno solo, ne ho tre. Ah, però, non mi ricordavo neanche questo piccolo particolare, va bene. Cerchiamo di sistemarlo successivamente, no? Sono tornate qua le navi di Creta, quindi non siamo in grado, basta. Ma sono sempre queste. Oh. No, devo disinstallare il DLC, provo a cancellare i file direttamente, non lo so. Non riesco a disattivarlo, schiaccio ogni volta torna. Boh. Vediamo se riusciamo. Il Papa ha dichiarato guerra a Firenze. Firenze che è alleato con Venezia, quindi guerra tra il Papa e Venezia, giusto? Voglio vedere questa guerra qui. Io tifo fortemente
fortemente Firenze, molto fortemente Firenze. Va bene, però potremmo dichiarare guerra al Papa, che non potrebbe chiamare dentro la Svizzera. No, la Svizzera sì. La Svizzera sì. Niente, se invece dichiaro guerra alla Svizzera, è un pochino più piccola. Entrerebbe anche esse, che è appunto l'imperatore. Nessuno vuole uccidere l'imperatore. Però quanto muori? Quanto viene eletta l'Austria? Perché 1, 2, no, verresti eletto ancora te. Per quanto... sì, quanti anni c'hai tra l'altro? 62. 0 anni strong. Un imperatore del cacchio tra l'altro. Boh, finalmente qua sono riusciti a farli fuori tutti. Aspettiamo perlomeno l'anno nuovo, che facciamo anche le tecnologie. Facciamo la tech. Si passa, tu invece no, perché tifo loro. A parte che hanno dato il diritto di passaggio a uno, è la stessa cosa. Qua non posso fare niente. Posso offrirti i condottieri? No, perché siamo in guerra. Non posso fare nulla. Avrei dovuto garantire forse Firenze, però vabbè. Non potevo prevedere ogni singola cosa. Miglioriamo le relazioni con lui. Il National Lustist. No, è morto Leonardo da Vinci, ragazzi. Tra l'altro ci siamo tenuti un advisor di livello 3 per tutto sto tempo. Complimenti. Vediamo un attimo se abbiamo qualcuno di più interessante da mettere qui. Qua potrebbe starci un Master of Mint. Allora, tutti e tre possono darmi qualcuno. Tu no, perché è troppo poco controllo, però mi potresti dare appunto il Master of Mint di livello 3. Il clero mi potrebbe dare o un inquisitore o un teologo. Tu invece mi daresti un diplomatico. Allora, a me serve uno di questi due. Forse il migliore sarebbe il Master of Mint. Però, visto che abbiamo anche qualche volta dei problemi di unrest, andrei a prendermi qui un bel teologo di livello 3, 69. Qua non posso fare niente, devo per forza regalarti qualcosa. Quindi pigliamoci sto teologo. Boom. Fatto. Riusciamo comunque a tenercelo e possiamo fare delle cose. National Arrest più 1, missionary strength, no, vai via. Perfetto. Quello che volevo fare era far passare l'anno. Qua però andiamo a buttare via un pochino di punti, quindi facciamo immediatamente un po' di development. E Brescia direi. Vai. Aspettiamo che passi l'anno e facciamo le tecnologie. Allora, tech. Siamo avanti un anno, però ce lo facciamo andare bene. Allora, di sicuro questa tech. La tech militare invece no, a parte che qua ci sono un sacco di idee. Allora, questo qua che aumenta i costi della stabilità, tolleranza degli eretici, al momento non mi interessa. Missionary Strength, tolleranza degli eretici, basta. Ma è possibile? Mi sembra che tipo abbia dei problemi alla gola, questa persona che canta tra l'altro. Missionary Strength più 1, tolleranza degli eretici meno 1, al momento non ci serve quindi non lo voglio fare. Forza del missionario, eretici, è sempre la stessa cosa. Al momento no. E direi basta. Ci mancano ancora un po' di cose per l'Italia, direi tutte. Però non è questo il focus. Quindi facciamo così. Scegliamo di sicuro le idee di quantità, come vi ho detto, perché voglio arrivare a tornare ad essere con un esercito forte, nonostante non siamo imperatori. E sotto che tocca con le idee. Non facciamo la tecnologia per adesso. Ne abbiamo fatte due e basta. La tech diplomatica aspettiamo ancora un anno. Perché ce lo possiamo permettere? In realtà no. Facciamo così però. Facciamo così. Questo, il primo verde è qui così. Potremmo iniziare a lavorare magari su Parma. Però fa delle cose assolutamente schifose. E penso che Pisa non sia poi così male perché l'autonomia prima o poi scende. E poi è sul mare, quindi
velocizza le costruzioni delle cose. Va bene, allora, essendo andati giù di un anno, essendo passato un anno. Sì, ma che stufita. Volevo andare a prendermi questo. Che però adesso ci saranno sopra i ribelli. Uffa. Che stufita davvero. Vabbè, comunque, vediamo se posso fare la pace separata con te, quella che avevamo programmato. Ora sì, e avrei solo Venezia, che è al momento in guerra, che potrebbe fare una coalizione tra quelli e il Papa, che sono in guerra tra di loro, e Siena. Vai. Perfetto. Ah, tra l'altro se ne sono andati. Vediamo se vengono direttamente qua. Vediamo se siamo davvero così fortunati. Come va questa? 5 stati, 0 territori. Questa è un po' altina. Questa qua me la fai pagare 120. Sì, va bene, lo facciamo. Anche perché non saremo in pace ancora per un po'. Ho paura che dovremo aumentarla però, purtroppo. Ed è già altissima, quindi questa provincia diventerebbe praticamente inutile. Purtroppo mi sa che qua lo facciamo perché ho le truppe fuori posizione e al momento non mi posso permettere di fare altro. Però tu, beh, sei abbastanza medio. Comunque abbiamo preso un'altra provincia per il vino, ragazzi, vai. Bella, bella, bella. Quindi la provincia è a posto, ora siamo in guerra semplicemente con Siena e questi tizi qua di cui non me ne frega assolutamente nulla. Però visto che l'ho messo con belligerante sbagliando, dobbiamo andare avanti. Ecco dove sto sprecando tempo. Improve relation che voglio. Transfer trade power. Yes. Di portare questa più in alto possibile. Questo qua non lo vuoi perché non ci sono strategici che interessa. Non ci possiamo sposare. Offer vassalization accetteresti, ma dobbiamo avere almeno 190 e dobbiamo essere entrambi in pace, quindi continuiamo a fare improve relation e basta. Qua purtroppo andrà abbastanza male. Andrà abbastanza male perché penso che Venezia non sia in grado di contrastare il Papa. Oh, questa è finita. Vediamo se siamo in grado di buttare fuori qualcun altro. Questa canzone è troppo rumorosa. Queste sono quelle nuove schifose. Dai, facciamo pace così e basta. Allora, mi prendo questo. Mi prendo questo. Mi dai soldi. E questo qua mi sa che lo accetteresti comunque. A questo punto vediamo se riesco a fare qualcosa con te. Una pace separata. Mi dai soldi. War Reparation e Trade Power. E te ne vai. Ok, mi sa che c'è la barca che ci blocca. No, possiamo andare. Vai, forza. Vediamoci anche Naxos a questo punto. Però tu torni a casa. Fantastico che i ribelli sono arrivati fin qui. Ottimo. Non siamo in guerra praticamente con nessuna barca. Con un po' sì, ma non cose fondamentali. Quindi continuerei la mia produzione di caravelle. No, siamo già arrivati al forse limite massimo. Quindi per adesso ce la facciamo bastare. Tra l'altro è una nave abbastanza coraggiosa ma stupida. Per favore, stai lì. E basta. Meno 28%. Torna a casa da lì. Continuiamo a mirare le relazioni qua. Improve relation. Vediamo se riusciamo a vassalizzarlo. E dunque, la guerra contro Savoia, per vassalizzare Savoia. Che poi ha senso vassalizzare Savoia? Cioè, ha praticamente un core solo. Il resto è tutto già mio. Quindi quasi quasi mi converrebbe conquistarmela e basta. Anche perché io di Vauld sinceramente non me ne frega assolutamente nulla, neanche di Weiss, perché sono territori in montagna, quindi brutti per il development, non ha niente di particolare. La Savoia potremmo andare qua, che zona, sono zone pianose, e andiamo fino qua a Champagne, e Paris, e Caux. C'è tutta questa zona qua che è praticamente prateria, è tutta buona per noi, tranne questa che rompe un po' la prateria, ma queste tre potrebbero essere interessanti per il nostro scopo.
prendere l'Italia e qualcosina in più. Ok, questi tornano su. Faccio durare la guerra più tempo possibile perché almeno scendono. Scende l'aggressive expansion, non per altro. Ok, la Polonia diventerà riformata probabilmente. Ok, fermi tutti, vediamo un po'. Molto molto bene. Mi piace perché è lontano e non è in mezzo all'impero. I protestanti potrebbero diventare la maggioranza. Comunque, con l'arrivo dei riformati, no, non c'è ancora la guerra di Lega. Questo è finito. Qua purtroppo non ci possiamo andare, quindi a questo punto torniamo a casa che non ce ne frega più nulla. Andiamo a Monferrato e prepariamoci anche ad andare a Siena. 97%. In realtà penso che la pace sia praticamente la medesima, però se riusciamo a prenderci qualche soldino in più da te non sarebbe affatto male. Quanti ne hai? 66? Meglio di niente. Mi dai tutto e ciao Peppe. Torna a casa. Guerra è sempre al 91%, a questo punto direi che possiamo aspettare l'anno prossimo o fin tanto che non viene fuori il Call of Peace, che in realtà sarebbe nel 19. Fine dei tumulti religiosi. Vediamo dove cavolo scoppia il prossimo centro di riforma. Firenze, We Lost Claim, We Lost Casus Belli. E vorrei rifarlo. Vorrei rifarlo, Build Spy Network, vai. Non siamo proprio altissimi qua, eh. Vorrei. Dichiariamo guerra a Venezia a questo punto che è abbastanza una pippa. Noi ci prendiamo Verona per noi e magari diamo tutta questa roba a Mantova. Tu con chi sei alleato? Con Knight, la Francia e Firenze. Accidenti. C'è dentro la Francia. C'è dentro la Francia. Però se dovessi magari fare la guerra in maniera diversa. Burgundi ha venduto le. Ok. Direi che non c'è assolutamente speranza. Magari fanno rompere l'alleanza della Francia di Venezia. In quel caso noi saremo assolutamente a posto. Continuiamo ad andare avanti. Vediamo un po' la mappa qua. Non fa così schifo. Vediamo come sarebbe un'eventuale pace. Che tra l'altro possiamo allearci e fare le cose. 16. Allora, 51, 52, la Francia. Ok, direi che almeno per aspettare che esca la Francia lo facciamo, ragazzi, perché sennò potrebbe essere davvero davvero la crisi. La crisi degli universi infiniti. Vabbè, mi dai tutti i soldi. E basta, non possiamo chiederti nient'altro. No, aspettiamo perlomeno che esca la Francia dal rischio coalizione. Il resto è meno importante. Anzi, portiamo la Francia ad un livello di amicizia superiore. Tu sei messo bene perché se ci dovessimo alleare poi puoi diventare un vassallo. Possiamo rompere il diritto di passaggio con te. Cancellalo. Quindi torna a casa da Firenze. Papà, stai facendo qualcosa di losco a Brescia. Vai via, siamo arrivati al massimo lì. È passato l'anno, quindi facciamo questo. Almeno aumentiamo anche gli introiti. Possiamo pagare un debito? Ripagane uno. Va bene, cerchiamo di ripagarli. Come va la mia inflazione, visto che sto facendo un po' di cavolate con i debiti? Buona. Cioè, cavolate, sto giocando come si deve giocare. I soldi sono fatti per essere spesi. Problemi religiosi di lì, tu vattene via. Vediamo il centro di riforma. Urca, stiamo. Dai, che convertiamo anche questo. Cosa fai tu? Non ce la farei mai. Non ce la farei mai. Sei fregato. Torna a casa dalla Francia, recall. E idea militare, riduciamo i costi. Vai. La prossima inizia già a essere interessante. Lands and Maintenance. Sì, la prossima inizia davvero a essere interessante. Mercenari non mi interessa molto, Garrison non mi interessa molto. Diciamo che quello importante è quella finale. Però ci arriveremo pian pianino. Monferrato è diventata
parte del nostro regno ed è già protestante? No, però è convertita dal centro di riforma. Quanto lo adoro! Fantastico, bravissimo. E dopo mi convertirei anche quello. Che navi ci sono ad affrontarci? Tre caravelle. Potremmo andare a fare un po' di trade, eh? Potremmo. È passato l'anno, no, non ancora. La Francia è ancora dentro. Aspettiamo perlomeno la Francia, ragazzi. Non possiamo permetterci questo rischio. Sarebbe troppo grande. Quindi, ragazzi, spero che l'episodio vi sia piaciuto. Se è così, fatemelo sapere con un mi piace o con un commento. E ci vediamo alla prossima. GG a tutti.